Finalmente è arrivato il mondo da mangiare, siamo davvero beati. Forse la mia giornata sta prendendo una piega decisamente migliore. Boh, vi spiego perché. Buongiorno, e lo faccio prima nei confronti della donna Sabrina Tuzzi, chef, si può dire Buongiorno. anche per le donne, Sabrina, Certo. perfetto. Buongiorno anche a Sigismondo Gaetani. Buongiorno. Degusteria del Gigante, Ciao, giusto? È buongiorno il anche a te, nome sì. di questo locale ormai storico, il paese alto di San Benedetto del Tronto, Sì. a due passi dal Torrione. Questa scenografia incredibile, Sì, tra così l'altro ci stiamo naturale. preparando per la festa del patrono, per cui... Bene, bene. Arriverà il patrono stesso? Beh, penso che speriamo, perché così almeno ci dà una mano. Allora, io dicevo, la giornata sta prendendo una giusta piega perché io ho iniziato e, ragazzi, non vi racconto la mia mattinata tragica, però. Poi un bel momento arriva Sigismondo, Sabrina, Roberto Morello, Accademia Chef, e arrivano con tutti questi pacchetti, cose buone da mangiare. Peccato io sono celiaca. Vabbè, cosa abbiamo portato Sabrina? Raccontiamo, almeno facciamo sognare anche i nostri Comunque amici che ci facciamo anche ascoltano. qualcosa per i celiaci, Però perché stamattina è arrivato il mio. stamattina dobbiamo... A saperlo prima, magari ci organizzavamo. No, Sabrina è è che specializzata quel anche caro amico di Sigismondo Gaetani è che ce lo sa pure, per... Che poi... capisci? Vabbè, Esatto, che poi, esatto. Senti, Sabri, cosa ci hai portato? Allora, io vi ho portato il nostro cestino dei pani, prodotti sfogliati, fatto con il lievito madre, e abbiamo portato delle girelle al curry, dei panini cotti al vapore con cereali, un panino col mais e uvetta, cioccolato e cipolle, la classica focaccia, i crackers di canapa, i grissini e infine una nota dolce, un biscotto grano saraceno e marmellata di Ecco, morici. questo l'ho assaggiato contro tutte le aspettative, vabbè, al massimo mi ricoverano, però non, no, non sono così grave e quindi l'ho mangiato molto molto volentieri, buonissimo, e quindi tutto il resto c'ha un odore che veramente mi porta al manicomio. Allora, ma come nascono certi prodotti, Sabrina? Se posso permettermi di parlare alla tua chef, Ma mi certamente, scusi, signor Gaetani, certamente. ecco. Come nascono certi connubi? Perché poi anche poco fa abbiamo avuto il mastro gelatiere con noi e proprio anche lui ci raccontava di connubi che nascono così, in modo in realtà per il gelato anche naturali, per quanto lo riguardava. Ma nel tuo caso, per esempio, la canapa, come ti è venuta in mente? Allora, in questo caso alcuni nascono dalla tradizione locale, infatti mais e uvetta è un pane storico nella zona. Altri nella ricerca di farine particolari. Io non sapevo che si potesse usare la canapa, l'ho Esatto. scoperto, l'ho provata, mi è piaciuta e l'ho adottata al ristorante. Direi, direi. Mentre cipolla e cioccolato, questo sapore, no, questa non è No, tradizione, questa questa è invenzione non tua. è assolutamente tradizione, però magari con un po' di studio, un po' di prove, basta pensare che il cioccolato non è poi così dolce e la cipolla non è poi così salata, quindi diciamo che insieme stanno La bene. prima volta che hai fatto questo connubio, che usci fuori? È un qualcosa che poi abbiamo buttato. Ci credo. Forse era troppo cipolla, oppure il Esatto. cioccolato era troppo al latte. Esatto, come tutte le cose un po' più particolari, hanno bisogno di varie prove, vari Vabbè. tentativi, varie cose mangiate Però c'eravate, assieme. dai, avevi Sì, comunque piano piano. percepito che stavate sulla buona strada. Ma in tutto Esatto. questo, mentre tu in cucina spadelli, dici un sacco di parolacce perché poi non No, tutto esce, no. era scherzo, il signor Gaetani che fa? Molte volte lo racconto che fa. Rompo Assaggia. le scatole perché entro spesso Signor dentro. Gaetani, si vede la tua ex forma Pancetta, che pancetta. assaggi. Ho paura di Bevo. dimagrire. Guarda, Ho paura. lo racchiudo in tre parole. Assaggia, rompe e Rompe. fotografa. Ah, sì, è vero, infatti lui è molto social style. Invece andare avanti è andato indietro, è diventato ancora più bimbo di quello. Però dai, in tutto Bisogna questo sì. assaggiare, bisogna provare perché poi vedo che, ringraziando il cielo, insomma, abbiamo una bellissima clientela che ha voglia di, insomma, di sentire sapori, profumi, per cui trasmettere anche noi, insomma,
con quello che Sabrina fa e soprattutto con la materia prima giusta. E direi, questa è una scelta che tu hai adottato comunque da un bel po' di tempo a questa parte, come Degusteria del Gigante. Già prima, io ti conosco ormai, penso siano passati 15 anni, 17 anni, non lo so, già prima facevo una ricerca spasmodica anche nei confronti, a parte dei vini, ma del formaggio. Mi ricordo questa tua propensione alla ricerca del formaggio di qualità, ma ricercato, e doc. Sì, adesso, poi sai che nel tempo come si diventa meno giovani. Vabbè, questa è l'unica cosa democratica che abbiamo, l'invecchiare. Perciò bisogna cercare di mangiare bene, nel senso che soprattutto un'accuratezza sulla scelta del prodotto, perché vedo che non so, formaggi soprattutto che vengono fatti con caglio naturale e latte dove mucca o pecora ha mangiato erba, quella giusta, quella vera, insomma. Per cui è tutta un'altra cosa. Quindi vai proprio alla ricerca, non so, di questi posti, le fattorie. Mi diverto proprio nei dintorni parlo, arrivo Force, da Force sopra Ascoli. L'Abruzzo lo tocchiamo? L'Abruzzo, Fossa. Devo dire che io chiamo, ormai noi siamo qui al Marcuzzo. Perché, esatto, sì, la terra di mezzo tra le Marche e l'Abruzzo. Io anche come vini e tutto quanto, Marche e Abruzzo sono quelli che prevalgono e i prodotti. Iniziando e per quindi. Va bene, allora noi fra poco torneremo in chiacchiere con i nostri amici, tra l'altro parleremo anche di Accademia Chef, di cui la nostra Sabrina Tuzzi è anche una validissima insegnante, fra poco su R9. Eccoci qua, torniamo in diretta, e allora dopo l'inno d'Italia, perché siamo italiani e non dobbiamo dimenticarlo, cosa ridi? Sto facendo un selfie. Ma quanto è tremendo. Mentre parli un selfie invece io, un selfie in California con la tavola, guarda. Selfie, ok, perfetto. Ci divertiamo così in diretta questa mattina, ormai viviamo la seconda ed ultima ora insieme con, in questo momento, i nostri amici, la chef Sabrina Tuzzi e Sigismondo Ghetani della Degusteria del Gigante. In realtà abbiamo parlato di una ricerca spasmodica nei confronti di prodotti di altissima qualità per fare dei piatti incredibili, per il gusto, per ritrovare il gusto, perché poi Sigi, in tanti piatti il gusto è stato proprio perso, cioè noi mettiamo, non so, il formaggio sui piatti piuttosto che il pomodoro, ma niente ha più lo stesso sapore di una volta. Assolutamente. Quindi forse tu cerchi proprio quello. Noi abbiamo avuto come scuola le nostre nonne, le nostre mamme, per cui tuttora. Esatto. Perciò appunto certi gusti adesso vorremmo come ritrovarli. Scuola vogliamo appunto far trasmettere. In questo caso volete trasmettere giustamente l'arte del gusto, sì, e non l'arte del vatte alla pesca. In questo caso, Sabrina, sei chef dell'Accademia Chef di San Benedetto del Tronto, l'S Project. Sì, siamo partiti già l'anno scorso con due corsi, quest'anno ricominceremo, abbiamo iniziato ieri il corso di Do Poco e adesso a novembre inizieremo una nuova avventura, il corso da cuoco. Speriamo di voler trasmettere, cioè il nostro obiettivo è quello, voler trasmettere il nostro lavoro, l'amore e la passione che abbiamo per la cucina e per un uso delle materie prime migliori e consapevoli. Quindi insomma inizierai proprio da questo? Sì, diciamo che questo sarà il nostro punto cardine del corso e poi faremo vedere le varie preparazioni, le nuove metodi di cottura. Diciamo che guardiamo un po' al passato e guardiamo un po' al futuro. Bene, anche nella presentazione dei piatti. Esatto, anche perché secondo me prima si mangia con gli occhi e poi si mangia con la bocca. Chi lo dice? Chi lo dice? Oggi ho fatto una mangiata con gli occhi, guarda, solo con gli occhi sono diventata 3 kg di più. Senti, ma Sabri, ma che cosa cerchi tu dai tuoi candidati, cioè dai tuoi allievi, ecco, chiamiamoli così. Nel senso, tu come insegnante, cosa vorresti scovare nel loro occhio, nella loro voglia di apprendimento? Io cerco innanzitutto la passione, perché è un lavoro di passione in primis, e la curiosità, perché la curiosità poi ti spinge a fare veramente tutto, quindi alla ricerca dei prodotti, la ricerca dei nuovi piatti, poi dopo le tecniche man mano verranno e magari le impareremo insieme, perché poi non è detto che una ricerca, esatto, anche per te, no? Esatto, non è detto che loro magari non imparino qualcosa a me, non esatto, l'allievo supera il maestro.
Se ci smondo, tu però non l'hai mai superato sto maestro. No, cioè, no, assolutamente, io provo. E poi è un tipo anche di fare scuola diversa, nel senso che i ragazzi, io ho iniziato dicendo ai ragazzi, se non sapete fare lo spaghetto con il peperoncino e non sapete condire l'insalata, perciò sono le cose, le basi. Poi ci vuole arte anche in questo. Sulla semplicità, anzi, è importante. Anzi, più è semplice, più è difficile. È più difficile. Perché più è complicato, più maschile. Senti Sabri, proprio in virtù del condire l'insalata, tu che cosa consigli alle donne all'ascolto, ma anche agli uomini single che se la conciano da soli? Allora, metti sale, olio, aceto, oppure fai una bella fai un ciotolino dove metti tutto dentro, mischi e poi butti dentro l'insalata? Allora, o facciamo un ciotolino e almeno il sapore è uniforme, oppure prima mettiamo i liquidi e poi mettiamo il sale, perché se prima mettiamo il sale e poi mettiamo l'olio, l'olio diciamo sciacqua l'insalata e quindi non va. Non quindi, va bene. Prima mettiamo l'olio, prima l'aceto. Prima mettiamo l'aceto, poi mettiamo l'olio e poi mettiamo il sale. Ok, ok. Va bene? Oh, perfetto. Scusate, ma anche in questo bisogna essere attenti, perché poi non si sa mai quello che ti metti in bocca. Tra l'altro nella scuola noi facciamo anche delle piccole escursioni, andiamo anche sulle cantine, facciamo vedere ai ragazzi realmente cos'è questa vita. Quindi, cioè, insomma, proprio i sapori, profumi, è vero che tutto. Si impara parecchio a scuola, quindi certo. In cucina, però è vero anche che uscite e fate guardare e toccare le materie prime con una certa... Senti, ma un po' di miele per sto ragazzo che ogni tanto tossisce? Su in alto, sì, dalla torre. Vabbè. Va bene, va bene. Ci prepariamo alla festa del patrono, in che sì. Senso? Abbiamo tra l'altro quest'anno, insomma, quando faremo, insomma, la situazione sagra, chiamiamola sagra, ma in realtà a parole tue, dobbiamo sì. Anche ringraziare chi ci dà anche delle cose buone, come un pastificio di Roseto, non faccio il nome. Va però, bene. Tra l'altro, insomma, tutti quanti, devo ringraziare anche i miei amici, gestori, siamo tutti insieme e facciamo tutti insieme questa festa, ovviamente, per cui... C'è un supporto da parte di tutti, delle persone, dei ragazzi soprattutto, che ci danno una mano, per cui parliamo che è coinvolta tutta la parrocchia. Quando questo? 11, 12, 13 ottobre, sì, quindi fra poco. Sì. Che poi tra parentesi, dato che parliamo di Accadiamo Chef, il 13 ottobre è anche la festa del cuoco, quindi ci sta. La festa del cuoco mi piace. Quando arriva la festa dello speaker, qua tutti festeggiano, io rimango sempre così. Va bene, grazie ragazzi perché mi avete fatto anche sorridere. E poi questi odori, portate via tutto, grazie. Senti, salutiamo anche Roberto Morello, che comunque è sempre grande. Roberto è quello che ci conduce. Roby, scusa, allora ieri è partita il corso per aiuto cuoco, sì. e poi il chef partiremo col corso da chef. Avvicinati. I primissimi novembre con il corso da chef, sì. Ci sono ancora dei posti disponibili per chi fosse interessato. Ecco, la voce l'ha lasciata a casa. Perfetto. Grazie, va bene, va bene. Grazie ragazzi, grazie, grazie a Sabrina Tuzzi, la nostra chef, grazie a Sigismondo Ghedani di Gusteria del Gigante, grazie e grazie a Accademia Chef, che grazie. Chiaramente grazie. Dà questi diplomi importanti anche con il timbro della regione Marche. Grazie, grazie. Ragazzi. Adesso noi mangiamo, voi ascoltate musica, però noi mangiamo, fra poco su R9 torniamo.